Bari ed Inter hanno offerto un gioco gradevolissimo, un impegno esemplare per una gara amichevole, combattuta dal primo all'ultimo minuto. Non sono mancati gol, uno per parte, salutati in entrambe le circostanze da una ovazione del pubblico. La partita è stata preceduta da uno spettacolo organizzato dal Bari e dallo Sponzo, con tanto di banda militare, di sbandieratori, di paracadutisti, di motociclisti e con la partecipazione di uno scatenato Lino Banfi, di Maurizio Micheli e di Nicola Pignataro. La serata è stata condotta da Bruno Pizzul e Franco Stippoli. L'Inter, presente al Bari quasi al completo, si fa minacciosa subito con Berti. Risponde il Bari con Di Gennaro, il cui tiro dalla lunga distanza termina alto. Armenise se ne va sulla linea di fondo e crossa debolmente, facilitando così la parata del portiere Malgioglio. Ancora Di Gennaro che lancia Scarafoni, la conclusione al volo non è centrata. Poi è un'azione di Berti molto bella, chiede triangolo in area di rigore e si vede comunque chiusa la strada dall'uscita del portiere Mannini. Un'azione ancora del Bari costruita da Armenise con un colpo di testa di Di Gennaro, quindi un'ottima, una pregevole azione tra Di Gennaro e Maiellaro. Il tiro finale del capitano dopo questo palleggio su Morello non è molto centrato e quindi si conclude il primo tempo con un colpo di testa di Morello che termina di poco a lato. In apertura di ripresa subito lo stupendo gol di Perrone, l'assist è di Maiellaro, vedete è perfetto il pallonetto e quindi il colpo di testa dell'attaccante barese. Eccolo, lo rivediamo, il colpo di testa sul quale forse Malgioglio si fa trovare leggermente impreparato. Subito la risposta dell'Inter affidata a Bianchi ed ecco la conclusione che termina alta. Nel secondo tempo una girandola di sostituzioni nelle due squadre, è entrato Serena, qui Mandorlini ha colpito il palo, si è salvato con fortuna Alberga. Ecco ancora Bianchi che costruisce ed è il gol del pareggio che viene messo a segno da Matteoli. Un gradevole assaggio di Serie A quindi che ha mostrato ancora una volta la limitata capienza del vecchio stadio della Vittoria e l'urgente necessità del nuovo impianto.